Over two and a half million people visit Pompeii every year in order to experience what it would have been like to live in the city before the eruption of Mount Vesuvius in 79 AD. Now, visitors are being given the chance to get an even better insight. Experts are using CAT scan technology to delve deep into the plaster moulds of Pompeii victims and uncover information about their skeletal remains. E dalle, dalle analisi delle ossa vengono fuori per esempio anche traumi cranici, che vuol dire che molti sono morti anche per il collasso dei, dei soffitti sotto la pressione della pomice. La pomice è molto leggera, ma quando si accumula per due metri può fare ovviamente crollare i soffitti e molti sono morti per, proprio per questo, al di là delle altre cause. Un'altra interessante discovery by the team has been that the people of Pompeii appear to have had very good teeth. La loro dieta, dai denti viene fuori eh, l'assenza di carie. Cioè che è molto interessante questo, non ci stupisce. Conoscevamo la dieta mediterranea, la dieta mediterranea in fondo è, ha degli aspetti molto positivi e lì questo eh, quest aspetto viene, viene proprio fuori dall'analisi che si stanno facendo di recente. The research team hoped to carry out scans on at least 86 more plaster casts to gather together more facts about the people of Pompeii.